Comunque il voto rimane uguale, messo sociali di là. Speriamo, ecco, mi passa il turno perché qua giocando in casa. Chi chiappi se passi? Chi c'è sotto? Io sono passato. Calcio di punizione di Ibrahimovic. Ha risolto tutto. E prendo la Roma, mi pare. Sai, non stavo lontano dal tabellone, eh? Fammi vedere, fammi vedere. Tanto Milan-Liverpool è una partita che mi perseguita. Pio Milan mi elimina il Liverpool. Pio Liverpool mi elimina il Milan. E mo vediamo un attimo. Sta messo il tabellone, tu se passi ah, tu se passi prendi il Basaksehir, i turchi di merda. E io invece ho Milan Roma, penso, Milan Torino, Milan Roma, Roma è ultra andata comunque. E poi se dovessimo passare entrambi gli ottavi di finale se beccano. Comunque, pensiamo ad Anfield adesso. Allora io ho messo fuori il pallone, cioè me la ci provo da fuori, una deviazione sulla staffilata di Ox. E sarà ancora corner dall'altra parte. Era buono sto tiro, era buono sto tiro, andiamo a porta proprio sto tiro, bello potente, media altezza, medio bassa altezza. Il portiere non la vedeva proprio. Vediamo Arnold, bandierina di destra, vediamo se va corto o lungo. Va lungo, va lungo. Cross a uscire, Ronaldo tocca di testa, troppo debole, pallone allontanato, fallo tra i due, padrone del campo in questi primi 12 minuti. Andiamo Ronaldo, orizzontale per Chamberlain, va in verticale per Shaqiri, il tiro sembrava innocuo, ha rimbalzato davanti al portiere e però uscire fuori. Sembrava nuovo, poteva essere velenoso. Cecchini, 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 cecchini. Il rinvio del portiere dell'Offene, palla subito a Rez. Roberts, Ronaldo, Roberts, Ronaldo, settore di sinistra del centrocampo. Ricomincia a tiro lì con un Van Dijk, lancio verso nessuno. E allora riparte Loffren con un lancio di Hübner per Belfodil, che perde 2 all'aereo con Van Dijk, la palla arriva a Matip. Adesso lì è più pare aver abbassato i ritmi dopo un inizio un po' più tambureggiante. Leo Robertson adesso sarà va in dribbling. Chiama in causa ancora Robertson che sale con la sua velocità, resiste alla carica di un avversario. Robertson, attenzione, il 2 su di lui, vediamo Robbo, prende calcio di punizione, prende calcio di punizione, una specie di calcio d'angolo. Andrà il solito Alexander-Arnold sulla palla, è un bel cross teso a centro area, arriva sul secondo palo, sarà. Non ci arriva nessuno, poi sarà anche finito fuori gioco, uno di fatto. Baumann alla rimessa per Loffelen, Van Dijk di testa, tocca il Wijnaldum, subito avanti per Salah, si va a vedere Firmino, non arriva al passaggio, era per lui, era Baumann, una bella imbucata centrale. Intercettato il passaggio, attenzione all'Affena, adesso Kramaric, Zuber, Belfodil, attenzione ancora Kramaric, attenzione ai tedeschi, colpo di tacco a liberare Belfodil, vediamo Belfodil, prova a passare per via centrale, Wijnaldum lo tiene, allora torna indietro da Rudy, da questi a Bebu, attaccato da Fabinho, Kaderbaek, vediamo se c'entra, tocca dietro per Grilic, Grilic. Per Rudy Zofferi, ma adesso fa girare il pallone, ma sempre lì perché lì si vede benissimo.
Vediamo ancora Grillic, dai per Belfodil, attaccare subito Van Dijk da Wijnaldum, da doppiato, riparte il Liverpool in contropiede, vediamo Shaqiri, Arnold rallenta l'azione in Liverpool e lì comincia con un'azione ragionata da dietro, vediamo Shaqiri a destra per Chamberlain, bene per Bobby Firmino in diagonale a destra per Shaqiri che arriva sul pallone, la tiene in campo, potrebbe crossare, Shaqiri si accentra, entra in area dal lato piccolo, poi la dà dietro a Arnold, potrebbe tirare, preferisce andare da Wijnaldum per Salah, ancora Wijnaldum, però tirate la gara, perché Wijnaldum resiste a Rudine, supera Endrick, poi cerca 1-2 difficile con Salah, il pallone di ritorno è veramente un obbrobrio. Riparte Loffen che adesso ha spazio sulla sesta con Zuber, attenzione Zuber, vediamo Arnold che si fa un conto, 37esimo, Kramaric elimina nell'area, ancora Zuber, può andare a cross Zuber, entra in area, si accentra, attenzione Zuber, il tiro, Alisson sicuro. Sì, infatti le cose proprio difficili, porco, cioè, boh. È come una porta chiusa a chiave, una porta chiusa a chiave, tu puoi girare la chiave, entrare, invece no, che fai? Chiami il fabbro e fai smontare la serratura. Vabbè, no, non capisco. Comunque. Vediamo Rudy per Belfodil, mette il pallone in gioco il Liverpool. Shaqiri, vediamo Shaqiri, però pure te, porco, fate un altro sonno. Bisogna sbloccarla sta partita. No, che combinate? No, meno male. Finisce il primo tempo, 0-0. Loffen ha provato pure a fare qualcosa, Loffen, però diciamo che al tiro ci è arrivato una sola volta e in maniera molto debole. E che io vado di questa squadra? Oh. Che io vado di questa squadra? Sono i migliori su. Vediamo. Senti che casino sa fa quell'altro, porca troia. Già. Metto l'atteggiamento? Passo l'atteggiamento. Metto 4 su 5. Anche se prima sta pure attenti dietro perché il gol è uscito praticamente, il gol in casa è uscito, quindi anche un occhio dietro, però giustamente con tutto sto potenziale, porca troia, il gol lo vuoi fare, chiama palla Firmino, dai, la muovo, gli esterni bloccati, Shaqiri e Salah. Non riesco a dar meglio. Matip, Alexander-Arnold, Chamberlain, tutto di prima, andiamo, Shaqiri, Firmino. Ok, adesso va. Passaggi intercettati, dove dire? Si passa 4-3-1-2 penso, giusto? C'è 80. Salah e Mancino e Firmino nel destro.
Quindi ogni volta ci faccio anche l'allana, fanno giocare tutti. Andiamo così? Andiamo così. Sarà a sinistra, finirà a destra. Nessun cambio, solo un cambiamento nel modulo per il Liverpool. Il cambiamento è stato fatto anche la partita andata, mi pare, più o meno questi minuti. Van Dijk, lancio lungo. Non riesce a fargli un passo a Firmino, ora sarà però un buon intercetto, supera un avversario, attenzione sarà Dalla però Momo, c'era Firmino solo, profondità lo mandava in porta, che egoismo. Adesso lui recupera il pallone, va, lo butta, lo recupera e lo butta. Lascia Chiellini di testa, Firmino, Firmino, Salah, però che impresa brutta si due oggi, non si riescono a passare un pallone, quando ci provano sbagliano, se no manco ci provano. Fuorigioco. Numero 10 da Burri, esce ben fuori dall'offono, nessun cambio ancora per il Liverpool, va lungo Alisson, da rinvio da Pommegno, all'offono Zuber, Van Dijk, fa buona guardia, sembra Bebù, ma che era solo? Partita rognosa. Partita rognosa. Shaqiri, dai. Dai. Ridaglia. Dai Rob, Madonna, quando sei in testa ardiscono questi dribbling. Ma se fai il terzino di mestiere, ma lascia perdere sta roba, corri e basta. Eccola, finito. Alisson! Tiene in piedi il Liverpool, attenzione però, mamma, fai un vicinissimo gol in due occasioni, in pochissimi secondi. Si infuria Alisson Becker e ha ragione. Oggi non gira lì, eppure se stiamo ancora qua è per Alisson, no? Entrava sto gol, era finito, devi fare due gol, diciamo. Lì è pure ancora in piedi, ma che paura. Allora va Alisson, l'ennesimo rinvio dal fondo verso Salah, che riesce a toccare per Shaqiri, di prima per Firmino, prima Firmino, ox, passaggio fuori misura, Chamberlain ci arriva lo stesso, fa viaggiare sulla fascia Arnold, vediamo Arnold corre, 30 Alexander Arnold, il suo cross è veramente inguardabile, irriconoscibile. Finiscono tanto i cambi e l'offre che fa gli ultimi due. Ancora nessun cambio nel Liverpool. No, no, ha crossato così, sicuro. Purtroppo. Ha crossato così. Ronaldo. Bene per Firmino. Vediamo adesso. Salà, entra in area. Brutto controllo. Ronaldo però intercetta un buon pallone. Riparte Liverpool. Shaqiri. Lo perde. Mamma mia. Che pianto. Attenzione adesso all'offre. Hubner. Bravo. Chamberlain. Tocca al pallone sul quale poi arriva Matip per tenerlo in campo, arriva Matip, il difensore centrale, sale, palla al piede, poi ci ripensa, meno male. Tocca per Fabinho centralmente, Salah cerca l'1-2 con Shaqiri che però si addormenta per l'ennesima volta, perde il pallone, incredibile, Shaqiri veramente inguardabile. Adesso Matip recupera un buon pallone, poi Chamberlain lo butta via, poi lo recupera. Un rimpallo, Shaqiri, ancora un mezzo guaio,
recupera Fabinho, che poi però butta il pallone ancora lì, è incredibile l'enorme quantità di palloni buttati. Adesso Loferemil da Burr, area di rigore, meno male, in qualche modo libera lì. Vediamo, sarà Ronaldo, Robertson scatta, sarà in profondità, Robertson lo ignora, sempre a sé. Fabinho, Shaqiri, senza energia ormai, Shaqiri ha perso 1 miliardo di palloni, Wijnaldum, pure lui senza energia, assiste Robertson che però non riesce a tenere la palla in campo, incredibile. Robertson, sono dei giocatori veramente, stanno giocando una partita di merda proprio. E lui la prima ultima azione è questa. Qui stava meglio. Supplementari. Sono meglio con 4-3 che con 4-3 milioni. Cambio, sì, per forza, anche perché ho visto i giocatori che stavano con la lingua per terra. No, vabbè, si sono ricaricati all'intervallo, ma sempre con la lingua per terra vanno. Io, guarda, veramente Shaqiri, so, trequartista ci può giocare l'Allana. Sarebbe 78, Henderson 75, uno di questi. O se no vaffanculo, metti Mané, c'è pure Mané, sta giù però sempre Mané. E allora metteresti Firmino dietro le punte e Mané sta là, attacco leggero, però mettiamo l'Allana, dai, l'Allana un passo di Shaqiri. Poi avevo visto qualcuno, era Wijnaldum che stava con la lingua per terra. Questo, se non lo cambi adesso, lo devi cambiare all'intervallo per il primo e secondo tempo, perché andrà con la lingua per terra di nuovo. E lì poi mette Henderson o Milner. È nero. Chi è? C'è Wijnaldum, ma sicuro. Sì, poi mette Henderson o Milner, 84-83. Adesso ce ne hai due, poi scegli. Milner. Milner a sinistra e andiamo così, dai. C'è un altro cambio, se vuoi. Henderson, pure con me, ma un po' deluso Henderson pure con l'Inghilterra, però sempre il capitano. Che fa? Andiamo così? Magari torniamo qua. No, magari per rigore è buono Henderson, se va rigore. Torniamo qua a fine primo tempo. Proprio cambia il Liverpool, vediamo se cambia anche qualcosa di concreto, un atteggiamento dei Reds, che veramente sono non il solito. Allora adesso tocca di testa, non scatta però Milner, allora lancio dell'Offen, Van Dijk recupera, vince il millesimo duello aereo, adesso colpo di testa a favorire Milner, Robertson dietro a Van Dijk, ultimo uomo, va dall'Allana. Gira per Fabinho, sventaglia per Firmino, un pallone difficile, Firmino riesce a toccarlo, non riesce a indirizzarlo verso il compagno, attenzione adesso all'Offen, un lancio lungo, Skov, cade Brack, attenzione alle vie centrali da Burr, bene per Kramaric il tiro, ancora Alisson, dice di no, ancora Alisson tiene in piedi il Liverpool, se prendi il gol nei supplementari non vale il gol in trasferta doppio, mi pare. Almeno nel 19 non valeva a passi di meno, cioè vale come gol normale, non doppio, da supplementare. Vediamo adesso Rudy, la bandierina, altro pericolo per il Liverpool. Parte il cross di Rudy, pericolo, pallone che non viene toccato da nessuno, attraversa tutta l'area di rigore, poi sta per finire dall'altra parte del fallo laterale, c'è il controcross direttamente fra le mani di Alisson, va subito al rinvio lungo verso Firmino che tocca di testa verso Salah, ora passaggio di ritorno per Firmino sbagliato, anche Salah irriconoscibile, l'egiziano, vediamo adesso Matip scaccia il pallone dalla propria area di testa, Chamberlain lo prolunga verso Firmino che glielo restituisce, poi da questi Arnold che sbaglia il passaggio pure Arnold. Via sta palla da lì, lancio via spazzare, sai, non ci arriva, vediamo Milner recupera il pallone, Fabinho cerca di mettere ordine, tocca per Chamberlain, si fa vedere per vie centrali, dai, la Madonna mia, l'Allana sarà buttato nello spazio,
Adesso bene Arnold per Chamberlain sulla destra, Chamberlain lo sulla sua terra, guardabile, ma quando cazzo passa il cross così dai, finisce il primo tempo, supplementare, cambio campo, andiamo a vedere intanto se vuoi aspettare l'ultimo cambio. Le cose sono due, diciamo che non ci stanno tante cose da fare, o metti Mané al posto che non so chi, forse De Salah, che almeno però sarà pure rigorista. Specie se la fanno difensore. Oppure Henderson al posto di Chamberlain. Eh sì, dai. Stiamo muovendo. E diventa pure capitano, no? Ok. Dai. Vai Endo, combina qualcosa di su. Capitano questa squadra. Grande tifoso del Sunderland. Mi pare, Sunderland su. L'hanno beccato pure a mezza tifosa del Sunderland. Vabbè, glielo possiamo permettere, certo, non è Gerd, Gerd è uno solo. Però è un grande capitano, pure Henderson è un grande capitano. Attenzione, lancio di Hübner, colpo di testa, Fabinho intercetta bene un pallone, poi lancia per Salati, prima per Lallana, ancora Salah, ancora Lallana. Lo scambio adesso arriva pallone a Milner, ancora Lallana in verticale per Salace, Madonna mia Salace, la destra quello da solo. Via, 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 Matic, bravo. Se non altro le testa la piano tutti, sia Van Dijk che Matic. Guarda quest'altro. Arnold tuo. 5 più regola alla fine, vediamo qua là, Henderson non ci arriva, lancio lungo, ennesimo lancio lungo, Loffman, attenzione, Milner, proprio portiere Allison, una cannonata, Allison, rinvio lungo, nessuno sul pallone, nel vuoto, allora Grealish a 2 minuti alla fine, Milner buono per Salah, attenzione Salah, controllo, Madonna mia, la voleva andare in porta, brutto controllo che ha fatto, finisce, dai, dammi la lista dei rigoristi, che sta partita se ti qualifichi è un miracolo. Tre tiri a quattro. Salah, Firmino, Lallana, Milner, Fabinho, c'ha 82, Arnold, c'ha 75. Come sesto tiratore, anzi come quinto, sì. E poi li mettiamo in ordine di voto, Henderson, Lallana, Van Dijk, Lallana sta meglio, mettiamo a riparare, andiamo dai. Salà come stava? Stato bello. Dici? No, secondo me la spunta. La spunta perché c'è Alisson in porta, vediamo dai comunque. Salà, primo rigorista. Pallone in mano. In palio. L'accesso agli ottavi di finale della decima edizione della Coppa dei Lupi. Coppa dei Micetti. Salà contro Bauman. Salà contro Bauman. Salà contro Bauman. Salà contro Bauman. Salah contro Bauman, rincorsa di Salah, Salah contro Bauman, il tiro e il gol, spiazzato Bauman.
Un tiro, un gol per il Liverpool. Adesso tira Lofren, il primo tiro. Alison Becker in porta per i Reds. Bella divisa. Tutta nera. Kramaric contro Alison. Kramaric contro Alison. Kramaric parte il tiro. Spiazzato. Un tiro, un gol per uno. Un tiro, un gol per uno. Spiazzato Alison. Kramaric. Secondo rigore per il Liverpool. Bobby Firmino. Firmino contro Bauman. Firmino contro Bauman. Parte Firmino. Che rischio, brutto rigore di Firmino che però entra lo stesso, meno male. Due tiri, due gol per il Liverpool. Adesso Dabur contro Alisson, Dabur contro Alisson, Dabur, parte il tiro di Dabur, alto! Spara alto il numero 10 dell'Hoffenheim. E il Liverpool rimane in vantaggio dopo due tiri per uno e si appresta a tirare con Fabinho il terzo rigore. Fabinho contro Bauman, Fabinho contro Bauman, Fabinho contro Bauman. Mamma, si è fatta prendere. Parata di Bauman, parata di Bauman. Terzo rigore dell'Offene. Jäger contro Alisson. Jäger contro Alisson. Il tiro. Alisson la prende. Alisson la prende. Si rimane 2-1 dopo tre tiri per il Liverpool. Adesso James Milner, uno specialista. Almeno nella realtà. Il tiro e il gol. Si vede che Milner sa tirare i rigori. La freddezza. E adesso se l'Offene sbaglia, il Liverpool è passato. E adesso se l'Offene sbaglia, il Liverpool è passato. Sul pallone. Skov, il numero 29 contro Alisson, Skov contro Alisson, Skov contro Alisson, il tiro, il gol, il gol. 3-2, adesso se Liverpool segna il quinto rigore con Arnold, passa agli ottavi di finale, se sbaglia si continua. Trent Alexander-Arnold, un grande tifoso del Liverpool, adesso dipende tutto da lui. Arnold, il tiro, il gol, passa al Liverpool ai calci di rigore. Un brutto Liverpool però riesce ad aver ragione ai calci di rigore e agli ottavi sarà Liverpool Basaksehir. Ci vediamo qualche highlights e poi se andiamo a tagliare l'erba. Bravo domani iniziamo gli ottavi, l'andata degli ottavi, eh. Quindi siamo passati 1, 2, in 4 siamo ancora. Sono 4. Chelsea Bayern Monaco, poi l'hai vista stamattina. Bayern Monaco Chelsea. In pratica 0-0 all'andata. Diciamo a 20 minuti dalla fine, un quarto d'ora dalla fine, mi pare segna il Bayern Monaco. Pareggio di Giroud all'85esimo, quindi 1-1 passava al Chelsea. Battono al centrocampo, risegna il Bayern Monaco 2-1. È passato Jacopo. Praticamente non è successo un cazzo per 160 minuti, è successo tutto negli ultimi quarto d'ora. Comunque vabbè, passa al Liverpool contro l'Offenheim con tanta tanta sofferenza. Guarda quanti palloni persi sia da una parte che dall'altra, tutto giallo sto campo. Allora, andiamo a vedere un po' i risultati. Leicester è passato con l'Argentino Junior. La Juve non ce l'ha fatta a recuperare, è uscita con Lille. Il Celtic non ce l'ha fatta a recuperare, è uscito col Tondela. Il Tottenham a sorpresa è uscita contro i turchi del Gol Step. Milan Real Madrid è passato al Milan. Roma Torino è passato alla Roma. Il Liverpool è passato a rigori. Se la vedrà con l'Istanbul ha fatto 4-0 a Rangers. Questo è il lato destro. Il lato sinistro Shakhtar Lazio sarà Boavista Atletico Madrid, Saint-Étienne Valencia. Ah, vedi, Valencia ha fatto fuori il Paris Saint-Germain, c'è la strada, diciamo, sulla vighetta spianata. E sotto invece Bayern Monaco Manchester United. Beh, belli, belli, dai, belli ottavi. Saint-Étienne Valencia, questa è la forma del Valencia. Vabbè, Simo, niente, dai, ci sentiamo domani. Domattina andiamo avanti, dai. Domattina
devo stare qua perché vengono delle persone, quindi non me lo... andiamo avanti, andiamo avanti. Io vado a tagliare l'erba e saluto a tutti chi si vedrà sto video. Buongiorno, buonasera, buonanotte, a seconda di quando vedete il video. Ciao.